Tra le novità introdotte al decreto Superbonus del 17 febbraio, che ha di fatto bloccato i meccanismi di sconto e la cessione per tutte le agevolazioni edilizie, ci sono alcune proroghe. 6 mesi in più per ottenere il 110 sui lavori delle villette e poi lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi. Prevista la compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. È stata posta la fiducia sul decreto crediti fiscali dopo un lavoro importante, minuzioso, certosino, fatto di concerto con l'opposizione, con il governo. Si è cercato di fare chiarezza su tutta la questione del superbonus, una questione che era nata con i migliori auspici ma era stata gestita nel peggiore dei modi, che ha creato debito pubblico. Quindi si è fatta una battaglia importante per salvare tutto il cratere dal 2009 ad oggi, il riconoscimento anche alle aree danneggiate dalle alluvioni, ad esempio quello che è accaduto nelle Marche, e si è data la detrazione per 10 anni dei crediti, si è data la possibilità di recuperare tutto il comparto delle onlus, delle barriere architettoniche e delle ex IACP, quindi le case popolari. Quindi dove si è potuto fare, si è fatto, ripeto, uno sforzo importante, ben sapendo che ci sono ancora tante tensioni, perché molti hanno fatto affidamento su una cosa che non aveva le gambe per camminare, perché è impensabile poter dare la possibilità di sostituire infissi, di fare i cappotti, i termici ed altro senza avere un esborso personale. A livello di finanziamenti per questa nuova decisione del governo, qual è la copertura? La copertura è... Allora, non dobbiamo partire da un punto di partenza, che il governo Meloni ha deciso in maniera molto chiara di non fare ulteriore debito pubblico, di salvaguardare il bilancio dello Stato, e quindi non corre nessun dubbio su qualche riclassificazione da parte di Eurostat per quanto riguarda il deficit 2023, e quindi tutto ciò che è stato fatto è oggetto di copertura.